Questo a noi non interessa. Un premio per esaltare il ruolo della donna protagonista nei vari campi. È la Mimosa d'Oro che da 22 anni promuove il centro culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Queste donne che noi premiamo ce l'hanno fatta con l'impegno, la forza, la tenacia. Anche voi impegnatevi in tal modo. E forse come ce l'hanno fatta loro, possiamo farcela anche noi. Quindi nel terzo millennio le pensa che le donne abbiano raggiunto i traguardi oppure c'è ancora da fare? C'è ancora da fare, però io penso che non dipenda dalle leggi, perché le leggi ci sono, dipende da noi donne che non sappiamo imporci come dovremmo e potremmo. Mimosa d'Oro 2012, Anna Incerti, maratoneta palermitana, vice campione europea a Barcellona. Un riconoscimento che coniuga, come recita la motivazione, il suo grande amore per lo sport con il serio impegno di chi sa che solo il sacrificio consente la realizzazione dei sogni. Sulla targa che le stanno per assegnare ci sono citati amore, impegno, sacrificio, sogni. Cosa mette al primo posto e potrebbe rinunciare ad una di queste cose? È al primo posto l'amore insieme al sogno, perché il sogno di fare un'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti, è il sogno di quando metti le scarpe e inizi a correre. Riconoscimenti sono andati anche a Maria Lucia Marino, ricercatrice, alla missionaria Suor Maria Cuticchio, alla scrittrice palermitana Sara Favarò e all'attrice Sandra Milo, donne esempio per le nuove generazioni. È un premio molto importante, non solo a livello personale, ma a livello della ricerca in sé. Un messaggio, riscoprire l'amore di Dio. Non ci vuole molto. E avere saputo che io sono stata premiata perché nei miei scritti ho un unico cruccio, quello della legalità, mi fa essere particolarmente contenta. Ecco, io dico grazie a tutte le donne, appunto, e soprattutto alle più umili, perché sono loro che portano avanti il paese, le famiglie, i figli. Donne, siete meravigliose. Testimonial della cerimonia, come ogni anno, è stata Claudia Coll, ospite d'onore Ivana Spagna, che ha concluso la serata in concerto. La donna è abituata al sacrificio, a crescere i figli, ad amare. Quindi io l'augurio che posso fare alle giovani donne è quella di scoprire l'amore, l'amore di Dio però, perché l'amore di Dio non si esaurisce mai, e di travasarlo nei cuori degli altri. Vorrei fare un ringraziamento anche a queste donne che hanno portato avanti questa battaglia, soprattutto che l'hanno fatto per tante altre che magari non si sono impegnate così in maniera forte. E ho scoperto oggi che c'è una signora che si chiama Lina Urso Gucciardino che ha fatto miracoli portando questa manifestazione alla 22esima edizione. Portando avanti manifestazioni del genere si continua a testimoniare questo. Cioè la lotta sempre delle donne, che non è mai facile, non è mai stata facile, non è ancora finita sicuramente, ma tanta strada è stata fatta. Una serata gradevole presentata da Giuseppe Moscato e Gabriello Modei e arricchita dagli intermezzi musicali dell'Accademia Palladium di Favara. E qualificata opera del recupero delle radici culturali siciliane.